Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Continuando sempre la nostra avventura in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero, oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorazione, grazie a dei testimoni privilegiati, di paesi nei quali l'internazionalizzazione può realmente rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva sull'attrattività del nostro Made in Italy. Oggi parliamo di Grecia, un paese di quasi 11 milioni di abitanti che da oramai quasi un decennio purtroppo sta attraversando un periodo di grave recessione. Fortunatamente già dal 2017 però l'economia greca ha finalmente registrato un'inversione di tendenza e pian piano il paese si sta riprendendo. In Grecia risiedono stabilmente oltre 17.000 nostri connazionali. E la Grecia è tradizionalmente un paese caratterizzato da una netta prevalenza del terziario, con il 71% delle attività, rispetto all'industria al 22% e all'agricoltura con il 7%. Oggi ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto delle opportunità per le nostre imprese in Grecia, il presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, Ioannis Tsamikas. Buongiorno Tsamikas. Buongiorno, dottor Ambrosini. Tsamikas, l'epidemia Covid-19 sta avendo ovviamente degli impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Il governo Mitsotakis, sotto la guida del Comitato Tecnico Scientifico, ha diffuso pochi giorni fa le linee guida per la stagione estiva che oramai è iniziata. E proprio da ieri, dal 1 luglio, 27 aeroporti greci hanno riaperto a una serie di paesi, tra cui non figurano per ovvi motivi Gran Bretagna e Svezia, con un vademecum di procedure da seguire. Diamo qualche numero anche sulla pandemia in Grecia, Grecia che è stata relativamente poco colpita da questo virus. La Grecia ha avuto 3.390 casi confermati di coronavirus e 191 decessi, una cifra che, come ho detto prima, è molto più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei. Le chiedo qual è la situazione Covid-19 oggi in Grecia. Se si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o se ancora ci sono delle restrizioni. Siamo rientrati tutti a lavorare senza nessuna restrizione, senza nessun divieto. Ormai tutti i lavori sono aperti, i ristoranti, ovviamente con misure di sicurezza, distanze di 1 metro l'uno e l'altro, tavoli più allontanamento e le sedie. Però ormai le restrizioni si sono finite e non esistono più. Ma la cosa più importante è che ieri si è atterrato il volo all'Italia, l'aeroporto di Eleftherios Venizelos di Atene, il quale è stato veramente accolto con l'abside di acqua da due macchine di pizzichi di fuoco. È veramente uno momenti molto emozionanti perché il coronavirus ha colpito tutti. Beh, questo sì, anche perché poi la Grecia, leggevo che in questi ultimi giorni è anche un po' preoccupata del ritorno eventuale di epidemia causato da alcuni ingressi nel paese che si stanno avendo proprio ora con il rallentamento. Speriamo comunque che rimanga tutto controllato, ma giustamente deve ripartire il tutto. E proprio per quanto riguarda sempre il Covid, le chiedo in che modo durante l'emergenza, appunto, nel momento clou della nostra pandemia Covid-19, il governo greco ha affrontato l'emergenza e soprattutto come ha supportato un sistema imprenditoriale che, lo abbiamo già detto, in estrema difficoltà da un decennio delle piccole e medie aziende. E sono stati inventati i famosi vouchers. Ha diviso il governo per categorie di professione, le categorie più colpite da tutti, seguendo diversi seminari in via telematica tramite Zoom, Skype e altre piattaforme elettroniche, di diversi seminari molto molto interessanti, per esempio le esportazioni estere, l'economia internazionale, per gli avvocati e le gare internazionali.
su queste categorie ha provveduto di dare circa da 500 a 800 euro. E tramite questi è stato il programma più diffuso che ha avuto il governo. In questo momento cerca di agevolare con le banche e i finanziamenti bancari per assistere particolarmente sul turismo, perché come detto prima noi siamo paese di servizi piuttosto che non industriale, cerca di sostenere questo momento il turismo che costituisce il più importante pilastro dell'economia greca. Fino adesso ci barcamenniamo bene e ci troviamo abbastanza bene, non come siamo stati fortunati, perché anche se siamo paese mediterraneo abbiamo rispettato gli ordini della quarantena, tutti siamo rimasti chiusi, abbiamo seguito tutti gli ordini del governo e perciò siamo stati colpiti così meno degli altri paesi. È strano per la Grecia, perché è un paese mediterraneo. Molto bene, ma mi interessa sapere i tempi di erogazione delle banche per la liquidità alle imprese, perché ci diceva che c'era possibilità di dare dei finanziamenti alle imprese, soprattutto quelle più colpite, tipo settore del turismo. Sono stati dei tempi rapidi o tempi lunghi come in Italia? Di medio termine. Ok. Di medio termine. Ed è perché esistono pure lei, perché una banca per dare il suo finanziamento deve esaminare se esistono i presupposti per fare questa cosa. Sono termini brevi medi. Perfetto, termine. Molto bene. Presidente, l'Italia è uno dei principali partner commerciali della Grecia, di cui è il primo paese cliente ed il terzo paese fornitore dopo la Germania e l'Iraq. Stando alle stime della Commissione dell'Unione Europea, lo shock da pandemia farà crollare purtroppo il PIL greco quest'anno del 9,7%, assegnandole, e questa volta senza alcuna colpa, la maglia nera all'interno dell'Unione Europea. Seguita in questa classifica al contrario purtroppo anche dall'Italia, che lascerà sul terreno, secondo appunto queste stime, il 9,5%. Questo doveva essere un buon anno il 2020 per la Grecia, tanto che anche nel discorso di Capodanno il premier greco Kyriakos Mitsotakis aveva promesso crescita per tutti grazie ad una previsione di crescita del PIL per il 2020 del 2,8%. Le chiedo, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci possono essere oggi nel fare impresa in Grecia e quali sono gli scenari di investimento che si potranno delineare nel futuro e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Allora, dobbiamo iniziare che l'Italia costituisce il primo partner della Grecia, con le importazioni italiane di 4,3 miliardi di euro, con un aumento di esportazioni dal 2018 più 4,9%. Devo dire, anche con questa pandemia, i rapporti commerciali tra Grecia e Italia non sono stati fermati. Esistevano ritardi delle consegne, ma non sono stati fermati, continuavano, perché i rapporti tra Grecia e Italia sono stati sempre consolidati, perché quello che insistiamo a dire, siamo due popoli con storia millenaria e con una cultura simile, siamo troppo vicini della stessa cultura. I rapporti tra Grecia e Italia si trovano sempre in aumento. Gli ultimi anni abbiamo visto investimenti di grandissimo rilievo, l'acquisto delle ferrovie greche dalle ferrovie italiane. Le ferrovie greche in questo momento si trovano in una situazione non tanto buona e allora iniziano il rinnovo delle infrastrutture, binari, segnalamento e elettrificazione. Allora, più società italiane in questo momento cercano di partecipare e devono partecipare, perché sono più società italiane
che fanno onore a livello mondiale sulle, per, su, su, sul settore di segnalamento e di alta tecnologia ferroviaria. Abbiamo una cosa molto interessante che la dobbiamo far presente in Italia ai nostri partner delle Camere di Commercio italiane in Italia. Il smantellamento dei rifiuti è un settore molto importante che in Italia si trova sull'avanguardia. Dopo dobbiamo parlare sulla tecnologia, sull'alta tecnologia di informatica e a tutti i livelli. Tutti possono venire in Grecia tranquillamente, non esiste nessun problema. Kyriakos Mitsotakis, come detto prima, sta cercando di agevolare le imprese abbassando la tassazione. Bene. Si è promesso che farà ulteriori abbassamenti sulla tassazione per dare l'incentivo alle società di venire, delle società estere per venire a investire in Grecia. Non dobbiamo dimenticare mai che in Grecia si trova il primo grande finanziamento. In Grecia è stata la Edison, la energia. La Edison si trova in Grecia con oltre 800 milioni di euro di investimento, costituisce uno dei più grandi partner di energia in Grecia, perché fino a 4 anni fa era regime protettivo, statale, concentrativo, tutto lo Stato, non c'era l'iniziativa privata. La Edison, la quale ha insistito per anni con i suoi finanziamenti, ha fatto una e la Eni, la Enel, tutte le società italiane di energia, la Gas, si trovano in questo momento, hanno fatto eccellenti investimenti, hanno unito la Grecia, la penisola greca con le isole, e devo ammettere che la tecnologia italiana è dell'avanguardia mondiale, possiamo dire che siamo dei primi. L'italiano sempre ben visto, ben accolto in Grecia, perché è quello che abbiamo detto, due popoli con una storia comune che siamo sempre molto vicini e molto legati. Molto bene, Presidente, d'altronde questo dice... Dopo ci devo dire che sulla società generale, per esempio, per far capire la storia che unisce i due paesi, la società di assicurazioni, le generali, nel registro delle imprese greche, ce l'ha il numero 5, 1839, e ci fa onore perché tanto le generali, tanto la Edison, come la Mapei e le altre società si trovano al consiglio di amministrazione della nostra Camera di Commercio. Molto bene, questo è importante. Appunto, questa Camera di Commercio italo-ellenica di Atene si presenta come il naturale, possiamo dire, anello di congiunzione tra l'imprenditoria italiana e quella greca. E quest'anno compiete 59 anni di continuo lavoro per la promozione e per lo sviluppo economico e commerciale tra l'Italia e Grecia. Le chiedo in quale modo avete affrontato e anche avete reagito a questa pandemia e se e cosa avete imparato da quanto è successo. Siete rimasti attivi durante tutto il periodo? Sì, dottor Amorosini, siamo stati, non nella Camera del Commercio, si è chiusa solamente per weekend. Sempre si trovava dentro la Camera di Commercio una persona per assistere i nostri soci e non soci, tanto italiani e greci. Sempre è stata una persona, tramite, come abbiamo detto, con la tecnologia telematica di Zoom, di Skype, di tutte... Di WhatsApp, con tutte le storie le abbiamo usato e infatti abbiamo assistito alla grande e abbiamo avuto pure il grande aiuto della ambasciata italiana di Atene. Molto bene, ambasciata che dovrebbe essere cambiata da poco tempo, se ricordo bene, giusto? Sì, abbiamo il grande piacere di avere il nuovo ambasciatore in Grecia, Patrizia Falzinelli, la quale fino a poco fa era la direttrice del personale della Farnesina. Bene. E abbiamo pure un nuovo
consigliere commerciale, la dottoressa Katie Purlach, che si trovava a Pechino, di grossa esperienza. Per noi, dopo l'ambasciatore, il presidente onorario della Camera di Commercio e il consigliere commerciale, il primo vicepresidente onorario. Abbiamo una stretta collaborazione perché la filosofia è sempre di fare sistema Italia sotto l'egide dello Stato che viene rappresentato sempre dall'ambasciatore. È una fortuna che è venuta l'ambasciatore Falcinelli, che è di grossa esperienza anche sul commerciale. Molto bene, molto bene. Mi interessa sapere un'altra cosa. In periodi non di emergenza, ecco, in periodi normali, quindi non di emergenza come quella che stiamo vivendo adesso per la pandemia Covid-19, in quale modo la vostra Camera di Commercio fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliano cogliere le opportunità di business in Grecia? Continui B2B. Abbiamo continui B2B. Oltre 60 B2B ogni anno, proprio di persona, con appuntamenti individuati per ciò che si fa business e per ciò che siamo arrivati sui 4-3 miliardi di euro. Su B2B e sulle missioni, con i programmi europei, con le diverse regioni, grande onore costituisse il programma europeo che abbiamo, con la regione Calabria, abbiamo presentato un programma il quale si è chiamato Agora, sì, che durante la pandemia abbiamo lavorato con la regione Calabria in una maniera magnifica e abbiamo posizionato i suoi prodotti a due grandissimi punti di vendita di Grand Gourmet ad Atene. E infatti la settimana entrante faremo la inaugurazione con la dottoressa Purla a questi due punti di vendita dei prodotti calabresi. E non abbiamo mai fermato di lavorare con il coronavirus, con la Confapi Calabria, con il dottor Francesco Napoli e Fabio Pisoneri. Abbiamo lavorato in continuazione per il posizionamento e con la regione per fare programmi nuovi per il futuro sul turismo, su tutte le cose. Adesso già abbiamo prepariamo due programmi molto importanti da presentare per fare la unione sul turismo tra la Grecia e la Italia del Sud. Molto bene, molto bene. Ma date assistenza anche per quanto riguarda tutte le pratiche amministrative che servono per poter creare anche insediamenti produttivi in Grecia? Sì, da sempre. Questo è uno dei prodotti di sopravvivenza della nostra Camera di Commercio, perché la nostra Camera di Commercio vive proprio da questi suoi lavori, dai servizi che offre ai suoi soci o a quelli che vengono a investire in Grecia. Assistiamo dal primo momento dalle informazioni commerciali, sulle traduzioni, sulla guida, di indicare i professionisti convalidati della Camera che conosciamo su tutti i livelli, cioè cerchiamo di fare il sistema Grecia-Italia e Italia-Grecia. Molto bene. Presidente Tsamikas, come ultima domanda le chiedo: esistono delle regole d'oro, chiamiamole così, che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato greco deve rispettare per evitare di avere poi in futuro delle amare sorprese? Sorprese in Grecia in questo momento non esistono, veramente non esistono. Siamo nell'ambito dell'Unione Europea, tutto è trasparente, si trova subito dalle banche le informazioni, anche dalla nostra Camera di Commercio, perché le informazioni commerciali e le informazioni finanziarie di una sono trasparenti, i dati finanziari vengono obbligatoriamente pubblicati ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, come fatti i bilanci a tutto il mondo, convalidati da auditors diversi. Non esistono delle sorprese. Le società italiane devono portare solamente la loro serietà del Made in Italy che abbiamo avuto sempre. Ci tengo a dire
che durante la crisi del 2008 la Mapei è venuta in Grecia, ha costruito una fabbrica a gioiello, la quale produce e fa esportazioni di oltre 5 milioni di euro. Anche la Pieralisi, società di orefici in Grecia, continua ad avere una ottima posizione nell'agricoltura, particolarmente sul nostro prodotto nazionale, che è l'olio e le olive. Sono società che creano veramente plusvalenza in Grecia. È un'altra cosa che deve essere diffusa ai nostri clienti sulle gare della tecnologia. In questo momento arrivano delle gare su segnalamento, infatti il segretario generale della Camera di Commercio informerà per iscritto almeno 4-5 imprese che conosciamo molto bene per queste imminenti gare per la Grecia, perché le infrastrutture delle ferrovie sono molto importanti. Perché sulla energia tutte le società, come ho detto, la Edison, la Eni, tutte si trovano in Grecia positivamente. È creato plusvalenza per il made in Italy. Molto bene, io ringrazio. Grazie mille. Grazie al presidente Tsamikas per questa panoramica sulle opportunità per il nostro sistema imprenditoriale in Grecia. Grecia che ha, come si diceva anche durante l'intervista, tantissimi punti in comune con il nostro paese, due paesi uniti da una storia veramente millenaria, dove c'è una reciproca benevolenza anche tra i due popoli. Quindi il ruolo della Camera di Commercio Italiana all'estero, che ricordiamo è una struttura autofinanziata, Presidente, quindi non ha sovvenzioni pubbliche, ma vive proprio dei propri servizi, ed essere presente in Grecia da ben quasi 60 anni significa che comunque il vostro lavoro lo fate, e lo fate sicuramente bene. È giusto o no, Presidente? Appunto, grazie mille per questa preambolo. È molto importante di sostenere il sistema del Made in Italy. Dobbiamo, perché non siamo da soli e autofoti questo momento nel mondo, dobbiamo ringraziare l'Associazione Estero e la Unione Camere, perché la Unione Camere è il grande socio dell'Associazione Estero. Sono questi che ci hanno assistito e ci aiutano quotidianamente con i nostri potenziali clienti, ma ancora in più con le istituzioni italiane, perché la Unione Camere costituisce la spina dorsale dell'economia italiana. Allora, la sua camera estero è il nostro polmone, perché il nostro aiuto di aiutare dalla mattina fino alla sera. Infatti, perciò, sempre la nostra filosofia e la nostra motto come Camera di Commercio di Atene è di fare sistema Italia. Dobbiamo essere uniti, e come diceva un vecchio greco politico, Andreas Papandreou: popolo unito mai tradito. Io dico: camere italiane unite mai tradite. E con questo dico sempre che mi dice il presidente Domenico Aurigio: Samica, fai la politica, non faccio la politica. E in questo momento la unità crea non il valore, crea la plusvalenza. Dobbiamo essere uniti. E allora, con questo messaggio di unità lanciato dal nostro presidente della Camera di Commercio ellenico italica in Grecia, io ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio nuovamente il presidente anche per aver veramente aiutato a fare chiarezza circa le opportunità che ci sono in questo importante paese. Appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo confronto. Dottor Borosini, prego. Vorrei precisare che esiste pure la Camera di Salonico. Siamo la Camera di Commercio dell'Ellenica di Atene. Ho chiarito di Atene, Presidente. Non voglio creare incidenti diplomatici neanche all'interno del sistema di Associazione Estero. Abbiamo parlato di Atene oggi. Benissimo, molto bene. Grazie ancora, Presidente. Grazie ai nostri ascoltatori. Arrivederci a tutti. Grazie mille.